Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo elegantissimo abito che io ho deciso di chiamare gocce di rugiada e che ho realizzato top down. Per quanto riguarda il filato, sono finalmente tornata a lavorare un filato che io adoro tantissimo e che è il filato della Mistrico Filati Linea Baci Rubati. Per chi non lo conoscesse, è formato dal 97% microfibra e 3% del lamé. Il colore che ho scelto io è lo 08, che è questo blu con il lamé all'interno blu che io adoro tantissimo. Guardate! Anche dal gomitolo, ecco, se ve lo avvicino si vede di più, ma vi posso assicurare che anche il mio vestitino luccica tantissimo. Per realizzare questo vestito, che è una taglia S, io ho utilizzato 250 grammi di questo filato, lavorando sia con l'uncinetto del 3,5 che con l'uncinetto del numero 4. In descrizione, come sempre, vi lascio il link al sito web Uncinettando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori, e sono tornati disponibili tantissimi colori. Io questo vestitino me lo immagino anche nel colore del rosso o del grigio, veramente spettacolare. E mi raccomando, per una taglia M servono almeno 350 grammi. Naturalmente, se siete una taglia S ma lo volete fare un po' più lungo, con le maniche un po' più lungo, vi occorrono almeno un 50-100 grammi in più. Dicevo invece, per una taglia M vi servono, per realizzarlo come me, almeno 100 grammi in più. Se poi volete fare le maniche più lunghe, allora considerate di comprare 150-200 grammi in più. Per una taglia L invece vi occorrono 200 grammi in più per poter realizzare il vestito uguale al mio. Se lo volete più lungo, anche nel vostro caso, e con le maniche più lunghe, andate a calcolare almeno altri 100-150 grammi in più, quindi un totale di 350 grammi in più rispetto a me. Detto ciò, parliamo della lavorazione. Semplicissima, si parte, come da sapete, dall'alto, perché questo è un top down, e io ho deciso di optare per questo punto che in realtà ho già utilizzato molto simile per un vestito di quest'estate, ma stavolta sono passata a lavorare una lavorazione top down, quindi si parte da sopra e si va poi ad allargare per poi fare la parte di sotto. All'inizio volevo fare più chiuso e punto sotto, ma poi ho detto che no, era troppo bello, ricordo tante goccioline, ed è questo che l'ho chiamato gocce rugiada, che ho deciso di lasciare la lavorazione uguale. Naturalmente io nel video vi dico anche come dovete fare se dovete andare ad allargare la lavorazione. E poi ho fatto le maniche. Le maniche non le ho volute fare lunghe perché io voglio poter sfruttare questo vestitino sia adesso con sotto un bel lupetto o sopra un bel coprispalle, sia inizio aprile, come lo vedete in questo momento, così sotto soltanto una sottoveste senza calze, casomai un piccolo bolerino o una stola sopra, quindi è perfetto proprio per questo periodo che stiamo andando per incontrare, si può dire così. Ok, detto ciò, spero che anche questo semplicissimo abito top down vi piaccia, che desiate realizzarlo, e se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncinettando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro vestitino io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati Linea Baci Rubati. Sapete quanto io adori questo filato e sono contentissima che finalmente è tornato disponibile. Il colore che ho scelto io è lo 08, che è il colore del blu, con il lamé al suo interno sempre blu. Lavorerò con l'uncinetto del 3,5. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su è un top down e si ottiene su un multiplo di 6. Io ho montato 114 catenelle per lo scollo. Mi raccomando, se voi lo volete più largo, se siete una taglia più grande, tenete appunto presente che dovete andare a aumentare di 6 catenelle. Secondo me, per quanto riguarda almeno lo scollo, per una taglia M va bene aumentare solo di 4 motivi, per una taglia L solo di 8 motivi. Quindi, oltre alle 114 che ho messo io, dovete mettere altri motivi tenendo presente che il multiplo è di 6. Detto ciò, possiamo andare a fare il primo giro, che è semplicissimo e consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, tre, 2 catenelle di separazione, 1, 2, salto 2 catenelle di base e ricomincio da capo, quindi entro nella terza e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, salto 2 catenelle, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta e continuo così per tutto il nostro primo giro.
Sto terminando il primo giro, ho fatto la maglia alta e 2 catenelle. Mi raccomando, prima di passare al secondo giro, contatevi le maglie alte. Dovete avere un numero pari. Se avete un numero dispari, avete sbagliato qualcosina. Quindi rifate il giro e mi raccomando, ricontate le maglie alte. Per essere sicuri di aver fatto bene, dovete avere un numero pari di maglie alte. Detto ciò, possiamo terminare il primo giro andando a fare una maglia bassissima nella terza catenella. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. 2, 3, 2 catenelle di separazione. 1, 2, prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo 3 maglie alte nella stessa maglia di base. Quindi una, 2, 3, 2 catenelle. 1 e 2, ricomincio da capo. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado alla maglia alta successiva e realizzo 3 maglie alte. Una, rientro 2, rientro 3. 2 catenelle. 1 e 2, ricomincio da capo. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado alla maglia alta successiva e realizzo 3 maglie alte. Una, 2 e 3. 2 catenelle, 1, 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare anche il secondo giro maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 2 maglie alte. Una e rientro 2. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta. 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi una e 2. 2 catenelle. 1 e 2, ricomincio da capo, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte e realizzo 2 maglie alte. Una e rientro 2. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta. 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta. Una e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Facciamo più volte insieme. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado sulla prima maglia alta e realizzo 2 maglie alte. Una e rientro 2. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta. 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta. Una, 2. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Continuo così per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le ultime 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte. Una, scusatemi, e 2. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta del gruppo di 5 e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Una maglia alta sopra la terza maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta. Un'altra maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Quindi vado a fare 3 maglie alte sopra la maglia alta. Una, 2, 3. 2 catenelle. 1 e 2, vado dove ho la prima delle mie 5 maglie alte, realizzo una maglia alta non chiusa. Vado sulla successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme.
una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la quinta maglia alta. Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, entro dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado sulla successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta non chiusa, scusatemi, una maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la quinta maglia alta. Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il quarto giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella che qui aveva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Rientro dentro la stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta. 2 maglie alte sopra la terza maglia alta, una e rientro 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta non chiusa, vado nella seconda maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, vado dove ho le ultime due maglie alte chiuse insieme, realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 2 catenelle, no scusatemi, 3 catenelle, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi 2 maglie alte sopra la prima delle 3 maglie alte, una e rientro 2, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una, 2. 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme, un'altra maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra le ultime due maglie alte chiuse insieme. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. 2 maglie alte sopra la prima maglia alta. Una e rientro 2. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta. Una e rientro 2. 3 catenelle. 1, 2, 3. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Sto terminando anche il quinto giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Sesto giro, vado a realizzare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Entro nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra la quinta maglia alta. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado una seconda maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, una maglia alta sopra la maglia alta successiva,
una maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la quinta maglia alta, chiudo le due maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio dal capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Sto terminando anche il mio sesto giro, ho fatto la maglia alta, le 3 catenelle, entro nella terza catenella, nelle due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima. Settimo giro, vado a realizzare 2 catenelle che sono mia prima maglia alta non chiusa. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme, per un totale quindi di 3 maglie alte non chiuse. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Vado dove ho le due maglie alte non chiuse, realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta non chiusa. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme. Chiudo le 3 maglie alte. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio settimo giro. Sto terminando il mio settimo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e faccio una maglia bassissima. Ottavo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo, vado dove ho la prima delle 3 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1, 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Una maglia alta dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1 e rientro 2. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1 e 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio ottavo giro. Sto terminando anche l'ottavo giro, dopo aver fatto le 4 catenelle entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Nono giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie 5 maglie alte, realizzo una maglia alta non chiusa, vado una maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la quinta maglia alta, chiudo le 2 maglie alte insieme,
4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. 3 maglie alte sopra la prima maglia alta. Una, rientro 2, rientro 3, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, chiudo le due maglie alte insieme, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la quinta maglia alta. Ops. Chiudo le due maglie alte insieme. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, ricomincio da capo. Quindi 3 maglie alte sopra la maglia alta. Una, due e tre, 4 catenelle, una, due, tre e quattro, una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una seconda maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, chiudo le due maglie alte insieme, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, un'ultima maglia non chiusa sopra l'ultima maglia alta. Chiudo le due maglie alte insieme. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio nono giro. Sto terminando anche il mio nono giro. Ho fatto le 4 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Decimo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientro dentro la stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi una e due. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Chiudo le tre maglie alte insieme. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Quindi vado a fare. Scusate se ho fatto un nodino. Vado a fare 2 maglie alte sopra la prima delle 3 maglie alte, quindi una, due. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta. Una e rientro 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e vado a fare una maglia alta non chiusa dove ho le due maglie alte chiuse insieme, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta, chiudo le tre maglie alte insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Quindi 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una e rientro 2, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una, due, 4 catenelle, una, due, tre e quattro. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta non chiusa sopra le ultime due maglie alte. Chiudo le due maglie alte insieme. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio decimo giro. Ho terminato anche il mio decimo giro facendo sempre una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Adesso andiamo a fare l'undicesimo giro e realizziamo 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, una maglia alta sopra la maglia alta successiva,
una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta. Chiudo le due maglie alte insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e vado a fare una maglia alta dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Quindi una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, chiudo le due maglie alte insieme. Una maglia alta sopra la terza maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta. Chiudo le tre maglie alte insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado dove ho le tre maglie alte, realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio undicesimo giro. Allora, sto terminando anche l'undicesimo giro, ho fatto le 4 catenelle, entro nelle due maglie alte chiuse insieme e faccio una maglia bassissima. Allora, dunque, parliamo un attimo. Allora, io adesso, come potete vedere, sto ripetendo. Adesso noi andremo a ripetere dal settimo giro, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco, adesso dovremo ripetere il settimo giro, dove noi dovremo fare un aumento, quindi dovendo andare a fare 3 maglie alte, 3 maglie alte chiuse insieme, 5 catenelle non più 4 e poi le 3 maglie alte sopra la maglia alta. Questo è per chi deve ancora andare a ad allargare la lavorazione. Io non devo più allargare, la larghezza che ho raggiunto mi va bene, quindi vado a fare sempre solo 4 catenelle, ma per le taglie più grandi adesso inizieranno a lavorare facendo 5 catenelle di separazione. E ripeto, bisogna ripetere dal settimo giro, quindi abbiamo fatto le 3 maglie alte chiuse insieme, le 4 catenelle e le 3 maglie alte nella stessa maglia di base, e si ripetono sempre il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo giro. Solo che chi come me non deve fare più aumenti ripete solo 4 catenelle, chi invece deve fare degli aumenti passa a fare 5 catenelle. Un'altra cosa, io devo arrivare a mettere i marcatori, quindi sicuramente non dovrò a ripetere tutti i giri, ma soltanto, secondo me, devo ripetere soltanto adesso il settimo giro, che quindi equivale al mio dodicesimo giro. Penso che mi vanno bene 12 giri, perché solitamente quando faccio il top down a me 12 giri bastano, però se dovessi fare anche un altro giro naturalmente vi dico. Quindi adesso continuerò facendo un altro giro senza aumenti, quindi ripeterò il settimo giro e poi vi farò vedere come, se farò un altro giro ve lo dirò, altrimenti vi farò vedere come mettere i marcatori. Quindi ripeto, si deve ripetere dal settimo all'undicesimo giro senza fare aumenti, per chi come me deve solo arrivare a mettere i marcatori, andando a fare gli aumenti se siete una taglia più grande, passando a fare dalle 4 catenelle alle 5 catenelle, e continuate fino a dover mettere poi anche voi i marcatori. Una volta fatto ciò vi farò vedere appunto come mettere i marcatori e come poi andare a continuare la nostra lavorazione. Allora, come sospettavo, fare soltanto un giro, quindi arrivare al dodicesimo giro, per me va benissimo per poter mettere i marcatori. Per mettere i marcatori, quindi io ho fatto un totale di 12 giri, il dodicesimo giro, vi ricordo che è il settimo giro. A questo punto, per mettere i marcatori, io sono andata a contarmi i miei prismi, quelli là, o gocce, come le volete chiamare, quelli più grandi. Vedete, io qui ne sto iniziando, ma qui sto finendo, mi devo fare la maglia alta. E ne ho un totale di 19 e sono andata a metterli in questa maniera. 3 per la manica, quindi 1, 2 e 3, e al quarti ho messo il mio marcatore sia avanti che dietro, quindi ne ho 3 e al quarto avanti e indietro ho messo il marcatore. Stessa cosa quest'altro lato, 3 prismi o 3 gocce, 1, 2 e 3. Al quarto avanti e indietro ho messo il mio marcatore. Naturalmente, avendo una goccia in più, perché ne ho un numero dispari, meno 19, quella dispari l'ho messa sul davanti. Adesso possiamo continuare a lavorare. Io alla fine ho deciso di lavorare sempre lo stesso punto, sia per il corpo della maglia che per le maniche. All'inizio volevo optare per un punto chiuso sotto del vestito, ma a questo punto mi piace talmente tanto che alla fine ho deciso che farò
tutto il vestito con questo stesso punto. Quindi adesso io vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Naturalmente non si fanno più aumenti, quindi si continuerà a lavorare sempre con lo stesso numero di catenelle che avete, nel mio caso 4 catenelle. E quindi io, come potete vedere, il primo marcatore l'ho messo quasi subito dopo l'inizio del giro. Quindi adesso vado a fare il mio ottavo giro, che consiste in fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 4 catenelle di separazione e poi andare a lavorare normalmente. Quindi una maglia, 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi una e due, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 2 maglie alte sopra la terza maglia alta, una e due, 4 catenelle, 1 2 3 e 4, e vedete io sto dove ho il mio marcatore. Tolgo il marcatore così vi faccio vedere bene cosa dovete fare. Noi dobbiamo andare a fare la maglia alta, quindi io prendo il filo, entro nelle 3 maglie alte chiuse insieme sul davanti con l'uncinetto, esco anche dalle 3 maglie alte opposte dove ho messo il marcatore e vado a fare una maglia alta. Così ho chiuso la mia manica. Quando poi naturalmente andremo a fare la manica, dovremo rifare la maglia alta entrando anche dove siamo entrati qui. Quindi quando andremo a lavorare la maglia alta, entreremo sempre dove siamo entrati qui per fare la nostra maglia alta e lavorare così la manica. Comunque adesso mi giro e continuo a lavorare normalmente il mio giro. Quindi 4 catenelle nel mio caso, 2 maglie alte dove ho la prima maglia alta e così via. E continuo a lavorare il giro fino ad arrivare al prossimo marcatore. E anche in quel caso vi farò rivedere come fare il passaggio per poter tornare a lavorare dall'altra parte. Sono arrivata al mio secondo marcatore e di nuovo lo vado a togliere in questa maniera. E di nuovo prendo il filo, entro nelle 3 maglie alte chiuse insieme sul davanti, esco nelle 3 maglie alte dietro, prendo il filo e vado a fare una maglia alta. E ho creato così la seconda manica. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, andiamo a lavorare dall'altro lato. E di nuovo facendo 2 maglie alte sopra la prima maglia alta e così via. Vi ricordo che i giri da ripetere sono sempre gli stessi, ossia dal settimo all'undicesimo giro, e sono sempre quelli. Mi raccomando, se dovete andare ad allargare, se dovete andare a stringere, o cambiate uncinetto se dovete allargare o stringere di poco. Quindi se dovete andare ad allargare di poco, passate da lavorare col 3,5 con il 4. Se dovete stringere, passate a lavorare con il 3. Se però vi accorgete che dovete allargare parecchio, allora a quel punto aumentate le catenelle. Quindi se state lavorando con 4 catenelle, passate a lavorare con 5. Se state lavorando con 5, andate a passare a lavorare con 6 catenelle e così via. Io adesso continuo a lavorare quindi così i miei giri fino ad arrivare giù. Vi ricordo che ho un vestito, quindi devo fare un vestito lungo. Per le maniche sono un po' indecisa se fare delle maniche lunghe e delle maniche a 3/4. Deciderò nel corso d'opera, se così vogliamo dire. Quindi naturalmente poi alla fine io comunque vi voglio far vedere il primo giro per farvi vedere bene come dobbiamo fare qui, perché per la manica. Però poi alla fine naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo per il vestito, per il corpo, quindi, e quante volte ho ripetuto il motivo per le maniche. Ho terminato in lunghezza il mio vestitino. Io ho ripetuto il motivo per un totale di 13 volte, ma dopo il quinto giro, dopo il quinto motivo, sono passata a lavorare con uncinetto il numero 4 per poter allargare sui fianchi il mio vestito. E ho continuato a lavorare con il numero 4 fino ad arrivare alla fine. Alla fine, quando ho fatto l'ultimo giro e come lunghezza mi andava bene, ho fatto un semplice giro di maglie basse per rifinire tutto, facendo una maglia bassa dove ho le maglie alte, 3 maglie basse nell'archetto di 4 catenelle, una maglia bassa dove ho la maglia alta. Quindi ripeto, io in totale ho ripetuto il motivo 13 volte e dopo il quinto ho cambiato uncinetto passando dal 3,5 al sesto e ho fatto un bordino di maglie basse. Adesso andremo a fare la manica.
Per fare la manica è semplicissimo, io devo seguire come sempre il mio motivo, solo che quando mi aggancio sotto vado a fare in questa maniera, mi aggancio qui sotto dove ho la maglia alta che mi va giù e le maglie alte da questo lato e lavorerò sempre con l'uncinetto del 3,5 e quindi vado a fare le mie 3 maglie, 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4 e poi vado direttamente dove ho le 3 maglie alte e qui vado a lavorare il mio giro andando a fare 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi 1, 2, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi una e due, 4 catenelle, una, due, tre e quattro. Vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e faccio la mia maglia alta. Quindi continuo a lavorare normalmente i miei giri e continuerò sempre a lavorare in tondo. Io adesso finirò poi qui, vedete, facendo sempre le maglie alte sopra le maglie alte, 4 catenelle entrando nella terza catenella per chiudere il giro e continuerò. Non faccio delle maniche lunghe, faccio delle maniche corte, tipo un po' più lunghe delle mezze maniche, quindi neanche che mi arrivano al gomito, diciamo che arrivano a metà avambraccio, perché comunque è un vestito che voglio iniziare a indossare soprattutto a fine, diciamo fine autunno, inizio primavera, quindi non ho bisogno delle maniche lunghe, ma naturalmente voi potete fare le maniche molto più lunghe o anche solo più corte. Io comunque vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo. E ho terminato quindi la mia manica. Ho ripetuto il motivo solo 2 volte, vedete, ho 2 gocce e ho fatto anche qui un semplice giro di maglie basse per rifinire il tutto, facendo sempre una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Mi raccomando, se avete le 2 maglie alte chiuse insieme, fate un'unica maglia bassa e 3 maglie basse nell'archetto di 4 catenelle. E quindi la mia manica è terminata. Adesso andrò a fare la stessa cosa dall'altra parte e il mio vestito sarà terminato. Non so se farò un giro di maglie basse anche intorno allo scollo, devo ancora un po' decidere, forse sì, visto che l'ho fatto intorno anche sotto e sia alle maniche, ma comunque in questo caso vi farò sapere.